non ci avviciniamo tutti quanti, si ha distanza giusta, eccetera, eccetera. Quali sono gli strumenti validi per trovare lavoro? Qual è il modo? Il progetto si divide in due parti, una parte teorica, cosa fa il videomaker, quali strumenti utilizza, la parte pratica verte comunque su interviste, su uscite. Buonasera, posso fare un'intervista? No, no, grazie. A Salerno è facile trovare lavoro per noi giovani, posso fare un'intervista? No, la ringrazio, sto aspettando un appuntamento. Bene, grazie. Bisogna essere ottimisti, però bisogna anche stare con i piedi per terra. Secondo te è facile trovare per noi giovani il lavoro qui a Salerno? Quale dipende da quello che uno cerca. Bisognerebbe vedere gli indirizzi che volete prendere. Ogni cosa che si fa ha un obiettivo, viene prima raccontato all'interno di un gruppo con la docente e con la tutor e poi viene raccontato con i ragazzi. Quale può essere la prima domanda per il Sempre sul lavoro, però un po' più generale, non è così diretta. Ho insegnato loro un po' di fotografia, cioè l'ABC della fotografia che poi sta alla base del video, il concetto di luce, il concetto di l'approccio con l'oggetto, cioè ogni oggetto cambia a seconda di come lo vedi, come lo inquadri, come lo illumini. Se un giovane invece cosa ci possiamo dire? Se trova lavoro facilmente a Salerno? Che tipo di lavoro? Il percorso, questo è un corso di orientamento al lavoro e la cosa sulla quale ho lavorato di più invece è sulla quale mi sono ritrovata a lavorare di più è la consapevolezza di loro stessi rispetto alle cose. Ho cercato di trasmettere loro un metodo di ricerca. Devo glielo chiedere, ma la raccomandazione lei è favorevole? È favorevole. È giusto, ma lei ha pensato di rivolgersi a qualcuno per una raccomandazione? Però ragazzi, guardate bene chi avete davanti. Avere in mano una macchina fotografica, una videocamera, non è uno strumento come un altro, è uno strumento potente, è uno strumento con il quale comunichi e tu devi sapere cosa stai comunicando. Quindi abbiamo parlato di oggettività, di neutralità, di tutti questi concetti e cercando di farli maturare in loro queste cose. Un problema, un tema, un evento, devi affrontarlo guardando più punti di vista. E prima di affrontare il tema devi approfondire, cercare, studiare, chiarire bene qual è la tua idea, qual è la tua posizione interiore che tu già possiedi. Quindi consapevolezza di sé, un corretto approccio alle cose. E poi magari anche essere di parte, però dichiarare qual è l'obiettivo. Troviamo difficoltà anche noi che già lavoriamo. Io purtroppo in famiglia lavoro da solo, faccio solo questo lavoro qua ed è anche per me mi è dura portare avanti un figlio. Si è ancora legati alle solite professioni lavorative, cioè la segretaria, il commesso, non hanno la percezione invece di tanti profili professionali che oggi esistono, la realtà, il cambiamento che sta subendo oggi il mondo del lavoro. Io ho 40 anni e sono ancora sui libri a imparare l'inglese al top perché bisogna sempre andare avanti a imparare. Sì, che sicuramente è una cosa che mi potrà servire perché prima di tutto è una cosa che mi appassiona e poi dati i tempi che corrono con l'elettronica e l'informatica sicuramente è una cosa che mi potrà servire. Sì, io penso di sì, penso che questo corso mi può aiutare in un futuro perché comunque penso che tutto sia utile nella vita e poi questo è un settore che è in continuo sviluppo. Questo corso potrebbe darmi un lavoro perché comunque è un corso molto interessante,
e apre abbastanza strade per quello che voglio, per il lavoro che voglio fare. È un lavoro, cioè non proprio un lavoro sicuro, perché non è, come posso spiegare, non è proprio il mio campo, però cioè, può aprire anche molte più strade di quelle che si hanno senza averlo fatto. Diamo la possibilità al ragazzo di, oltre all'apprendimento, oltre alla pratica, alla teoria, proprio di riflettere su se stesso, di capire realmente che cosa vuole da sé, dalla sua vita. Se io avrei l'occasione di una raccomandazione, ovviamente forse mi sentirei di non accettarlo, anche per una questione di orgoglio. Però se proprio non c'è niente, c'è questa raccomandazione, quindi calisci le fesse. Diciamo che ho precisato ai ragazzi che una volta che tu hai accettato una raccomandazione non sei più libero. Se avrei una raccomandazione nel campo in cui mi piacerebbe lavorare, in un lavoro che a me piace, mi piacerebbe. Perché i ragazzi affermano, sì, io poi prendo la raccomandazione per un lavoro che mi piace, per poi farlo, e non è così. Cioè, se tu accetti una raccomandazione, significa che tu devi fare le cose che ti dicono, devi dire le cose che ti dicono, non puoi essere più te stesso. È una cosa spiacevole nei confronti di altre persone che vogliono raggiungere gli obiettivi con le proprie, il proprio bagaglio professionale, però è un'opportunità che io potrei dimostrare anche in futuro di quanto posso valere. Non possono così accettare la raccomandazione e pensare che poi dopo sono persone libere. È difficile al giorno d'oggi trovare un lavoro e un'opportunità come questa, quella di avere una raccomandazione, è una bella opportunità, soprattutto se poi è un lavoro che ti interessa. E la mia generazione è venuta meno e vorrei comunicare con gli adulti e dire: vedete cosa avete fatto. Sì. Sicuramente mi fa rabbia il fatto di dover chiedere una raccomandazione, di aver bisogno di questa raccomandazione. E non mi spiego perché fanno passare tutto questo come se fosse l'unica realtà possibile. Quasi sicuramente l'accetterei, perché cioè, non c'è molta opportunità di avere una quasi per dire spinta per trovare un buon lavoro. Come se non ci fosse un altro modo per fare le cose, no, non mi va bene. E questo cerco di insegnare ai ragazzi. Trovatelo un altro modo, proponete un altro modo. Cioè, se non c'è cioè una certa decisione, una certa persona che dà un taglio netto a queste cose, purtroppo non penso che si potrà fermare, cioè continuerà ad andare avanti. E allora la frustrazione che provo è che io li devo motivare, devo dire: dovete imparare, dovete essere voi stessi, dovete essere capaci, perché così troverete lavoro. Quando poi in realtà loro sanno bene come funzionano le cose, lo sanno più di me, mi vengono a dire: no Anna, ci vuole la raccomandazione. E allora faccio fatica a creare un argine in loro per dire: no ragazzi, ribellatevi, tutti compatti.